Carlo! Oh, salve signor Carlo! Salve, salve! Tutto a posto? Tutto perfetto, grazie. Sempre perfetto siete voi, signor Carlo. Ma lei di più, lei di più. Non esagerare. No, lei è migliore di me. Ma io non ho tengo questo stile, signor Carlo. Ma io sono un po' stile Oasis. Io sono... Oh! La macchina mia, che sei nuova! E mo l'ha già accattato, mannaggia miseria. Buonasera Ugo. Salve Salvini. Salve, avete bisogno? Sì, un po' di acqua e un po' di cibo. Vieni Carlo. Salve. Non sono un negozio io. Lo so, però salve ragazzi. Ormai letto un pezzo. Enrico. Carlo, sì. Ma che voce hai? Piccolo mal di gola, tra un po' mi passa, non ti preoccupare. Ma sembri proprio un pagliaccio. È piccolo mal di gola, che ti devo dire. Sembri proprio un pagliaccione. Ti piacciono i miei capelli da Oasis? Vedo un nuovo taglio, sei un po' più coglione di prima, ma comunque lo accetto. E senti, andiamo a pigliare un po' di cibo. Oh, grazie. Andiamo a prendere un po' di cibo? Carlo? No. 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 Carlo? Carlo. Non era quello che volevo che succedesse. Va bene, siamo a posto. Ora siamo pari. Ora siamo pari, lei ha fatto cadere i miei cappelli e occhiali. Guardi per terra. Guardi per terra. Dove? No. Siamo pari. Siamo pari. E allora, che fate? Buttate giù. Il king delle droghe. Grazie Edoardo. Butti giù la... Ma questo è pazzo, signore. Ma infatti ho visto tutto, eh. No, ma va, è la gola che mi fa... effetto. Allora, io ho il collo dolorante. Avete bisogno di un passaggio all'ospedale, eh? Siamo... No, sono a posto, credo. Non vedo effetti collaterali. A parte un po' la... il collo. Grazie per la modifica, bello. E sale da compagno. Bella Peomi. Ciao uomo da Falcositi. Carlo. Ciao Edo. Carlo. Mi stavo procurando. Cosa è uscito dalla tasca? Piano. Stavo solo controllando se avevo l'armeria. Un attimo di simpatia, vabbè. Senta, dobbiamo parlare un attimo di affari. Parliamo di affari. Parliamo di affari. Si rialzi, Carlo. Non faccia il pagliaccio. Non faccia il pagliaccio. Va bene. Ma gli mi è tesserato. No, era solo per controllare che stesse bene. Una piccola scossetta di simpatia. Sto bene. Va bene. Venga a parlare. Mi serve una macchina. Venga a parlare di affari. Aspetta un attimo, mi metto un attimo a bordo strada e prendo una pastiglia. Cosa? Cosa? Mi metto un attimo a bordo strada, prendo una pastiglia. Eccola! Ecco, grazie. Dai, che è bloccata, dai. Ma lei è pazzo! Scenda! Grazie! Che cazzo! Mi scusi! Enrico, venga! Grazie, Carlo, ho preso la pastiglia. Venga, Enrico. Ecco, si tolga. Allora, cosa vogliamo fare? No, ma questa voce, lei è insopportabile con questa voce. Ma no! Che sta facendo? La guda ormonale sta facendo? No, ho preso le stesse pastiglie che mi ha suggerito un mio amico, Capuzziello. Capuzziello mi ha detto, piglia queste qua e il mal di gola ti passa. Perfetto, ma lei... Allora Carlo, vediamo se ci... Mi controlli se ci seguono? Sì, ci segue Damiano. Ok, va bene, non è un problema. Va bene. No, ma di nuovo qua vuol fare le cose, buttarmi su, ho già capito. Lei non è divertente, Carlo. Di che affari vuole parlare? Cosa vogliamo fare? Voglio parlare di affari.
così, così la voce a posto? Sì. Venga. Qua si parla di affari, nelle gru. Ma se canto, cosa succede? Non so bene cosa succede. Ma scusi, ma lei ha questo talento? Sì, ma come faceva già quella canzone, quella lì della nuova Rappers? Venga, venga. Bendo sopra il booster. Bendo sopra il booster. Che faccio solo, ma non faccio le buste. Com'è, è buona? Allora, non mi tocchi un secondo che mangio un'altra pastiglia che dovrebbe sistemare tutto. Ok, sistemata la pastiglia. Va bene, ho già capito. Vamos alla playa vamos alla playa. Io l'ho sempre rispettata, ma quando lei mi tira fuori l'arma, vamos alla playa alle caviglie. Installo l'asse radiation stwestan y mei zandea su vamos alla playa sono un attimo sordito. Vamos alla playa vamos alla playa vamos alla playa sono sordito. Non voglio tirare fuori la pistola. Nello scabello vamos alla playa vamos alla playa vamos alla playa vamos alla playa. Allora, come la mettiamo, eh? Vuoi fare il figo, lei? Mi togli la... sulle mani, per favore! Non posso, maestro, ok. No! Carlo? No, Carlo! Carlo! Scenda, scenda! Non riesco! L'aiuto io! Carlo! Ha visto qualcosa? No, sul mio capo, mi ho perso di vista. Oh, cioè, ma è caduto Enrico, è caduto dalla gru. Ho visto. Ma dov'è? Dov'è finito? Non lo so, devo accennare. È sopra la tettoia. Ma cosa mi combina, signor Enrico? All'ospedale. Andiamo. Guarda come mi ha ridotto. Veloci. Vada, scenda. Aiuto. Aiuto! È caduto! È scivolato Enrico! È caduto Enrico! È scivolato! È scivolato! Mamma mia, c'è stato un dottore? No. Signor Carlo, ma lei come sta? Che tu stai? Io ho la gamba dolorante, mi faccio fare un check-out! Al massimo un walk-out! Un check-in! Carlo! Ma cosa mi combini? Mamma mia, Carlo, tutto bene? Tutto bene! Dai, andiamo! Mannaggia miseria Enrico, mannaggia. Guarda qua che figure ci fa fare. Enrico, io ti salvo la vita e poi ti fai ridurre così, mannaggia. Ma piccolo poi... graffio. Ma vedo che muove la bocca. Aiuto, signor medico. Che è successo? Scivolato da una gru, da un'impalcatura. È scivolato. Ma come è scivolato da una gru? È scivolato. Ah, possiamo fare soltanto una cosa in questi casi. Possiamo pregare, aiuto. Oppure possiamo ballare. Aiuto! Preghiamo, balliamo! Ecco i medici! C'è un'emergenza!
succede? Che succede qua? Che succede? È scivolato? È scivolato, Oh, ragazzo! sta per andare al creatore. Aiuta, aiutatelo. Ma qui è morto un altro. Bravo! Signor, come sta? Bravo, Bravo! bravo, bravo! È un miracolo! Grazie, È un grazie! miracolo! Sì, vabbè, ok, mo gli fai la fattura e poi pensiamo. Bravi, bravi, tutti bravi. Beh, sempre i soldi si pensa, cioè qui la una faccia vita a me, la faccia a me, la pago io, la pago io. Devo andarmene un secondo. Oh, no, no, no! Sbagliato. Devo mangiare, scusi. Ma no, muoio se non aspetta Enrico, lo vado a riprendere. Lo vado a riprendere, quanto è bello. Ma si può togliere questo rimorchio così? No. Pazzo. King delle droghe. Perché? Perché ho fatto sta cosa? Ma che è successo? Che è successo? Aiuto! Che figura di merda. Che succede qua? Lo stavo portando all'ospedale, l'ho trovato morto, ma ve lo lascio. Però Carlo, Ehi, che Capuzzi! mandato Ciao Carlos, mi sente? Buonasera, Uno, buonasera a due, tutti. tre, dai, signor, si riprenda. Grazie. Oh, come si sente? Come si sente? Molto meglio, mi sento. Faccio un incidente contro la pompa di benzina, un dramma. Ha preso fuoco. Devi stare più attento, Un perché dramma, sì, sennò mi scusi, che diventiamo figuraccia. amici. Hai bisogno di qualcosa, bene, Un cibo. po' di cibo, per favore. Io tengo cibo. Gabuziello! Grazie, 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 Prego, prego, questo è altro per te, questo è altro. grazie. Grazie, Prego, ma Enrico? grazie. Stavo Enrico all'ospedale. all'ospedale, andiamo all'ospedale, dobbiamo parlare di cose serie. Aspetta, Grazie signor sono in medico, mi macchina faccia la con me. fattura. Mi Voglio. spieghi, dove mi sta Problema portando? quanto cazzo ci Andiamo mette un'altra volta, Capuziello a sto prendendo perdere la mia quelle corde macchina. vocali di merda? Eccola qua. Ah, Aspetta, lei è modifica molto. ballo. No, sono fatta la macchina. Grazie Frank. Grazie Ale Cocco. Oh, attenzione Capuziello, ma lei sta per uccidere dei criminali. Non fa niente. Ma cosa Anzi. mi fa? Ma tutta io cosa fai? Tutta Tu cosa fai? Vieni in contromano. Anzi, andiamo in ospedale. Ma è la sua macchina, gli hanno rubata. Sì, si hanno rubato la macchina. Ma Capuzzetto, lei mi è vestito come un uomo d'onore, ma cosa mi è successo? È perché sono stato in questi giorni un po' indaffarato. Ma con il suo lavoro vero o con un lavoro sottobanco? No, con un lavoro sottobanco. C'è stata anche una festa stasera, perciò mi sono vestito così. Però poi ci sono altri impicci in mezzo. Ma mi spieghi i Ma suoi lei la nuovi pistola ce l'ha ancora? La cosa? Sì. pistola? Ce l'ha, ok. Ma lo sai che abbiamo vinto contro il ghetto? Ehi, lo so, ma Ah, lei ha ok. vinto. E come? Non ho vinto, io ero l'ultimo, ero vivo sempre. Comunque Enrico al garage mi ha mandato un messaggio. Ma abbiamo vinto per colpa per a causa sua. E non lo so perché eravamo rimasti in pochi, eh. Io ero quasi uno degli ultimi a essere vivo. Oh, Capuziello! Ma Ok. dov'è Enrico? In garage ha detto, garage. Enrico! Enrico! Harry. Ui.
Venga! Puzziel! Sali! Ok, che facciamo? Venga! Certo, banco vendeva le orecchie di Topolino farcite di crack a Disneyland. Quel cazzo di Topolino di Guidini, convincilo a fidarsi di te. Schiantalo contro la pompa di benzina, così smettiamo di sentirlo per almeno 5 minuti. Allora, io vorrei fare... Giovani, vorrei fare una rapina alla banca centrale. Sì, con che pistola, con le calibro 50. Che rapina devi fare con le calibro 50 che sta girando la SWAT in questi giorni? Ma... Guardi! Lei ha cibo, Carlo? Sì, guardi, carrozziello! Lo so, ma con questo non ce la fai a farla alla banca centrale. Quanto abbiamo? Dico, con queste pistole qui... No, dico, quanto abbiamo di soldi? Non lo so, no, dico, no, attenzione. Dico, quanto c'ha? Ma attenzione! Ma cosa fa? Ma non vede che stiamo parlando? Enrico, quanto c'hai? No, scusi! Oh! Scemo di merda! Non lo uccide! Basta, per favore! Basta! Solo tu c'hai la pistola, oppure Enrico, pure? Pure Enrico, io non ho munizioni. Enrico! Te lo do io, tieni! Vieni che ti do le munizioni. Eccomi, sono qua. Ma non possiamo... Noi abbiamo comunque sempre i nostri 2 milioni. Non possiamo prendere... No! Ma che cazzo? No! No, non lo devo fare. No! Capuzziello! Ma chi è stato? All'ospedale! Quell'autista mi... Mi ha sparato! Carlo, stai arrivando all'ambulanza. Stai arrivando. Lascialo giù. Non farti vedere. Il king delle droghe. Grazie, Nico Nobile. Ma Capuzziello! È all'ospedale, credo, sali. Ma chi è che gli ha sparato? Sei stato tu! Quei proiettili erano per te, Carlo. Ma Capuzziello, solito eroe, si è messo davanti. Dai, perché erano per te? Enka ha avuto il coraggio di sparare a Capuzziello per farlo stare zitto. Il prossimo devi essere tu, ammanettalo e abbandonalo nel deserto. Dimmi, Enrico. Perché delle idee in merda. Non possiamo rapinare le banche. Perché? Non siamo armati, non abbiamo le cose. Capuzziello! All'ospedale. Capuzziello all'ospedale per colpa tua. Per colpa tua? Tu devi fare fuori a me. Per darti una lezione. Tu devi fare fuori a me. Hai visto come stavo quando mi hai buttato giù da quel cazzo di gruppo? Sbrindellato. Io che ho dato tutto a te. Tu mi hai sbrindellato. Tu devi fare fuori a me. Parliamo di cose serie. Andiamo qua, vieni qua dietro. Perché sono ammanettato? Mi segue Enrico, l'ho ammanettato io. Salve. Hai visto Capuzziello? Oh mio Dio, Capuziello! Ma che discesa è? Capuzziello! Portiamolo, dai! Vieni, Capuzziello! Perché lo dovete portare? Che ha fatto di me? Enrico. Ti ha sparato, Capuzziello, l'ho ammanettato. Ma mi ha sparato lui!
L'ho mannettato, capuziello, puoi fare quello che vuoi. Mi tolga le manette, non è il caso, ammetto la mia colpa, ammetto la mia colpa. Prendigli la pistola. Non posso, non posso. Non decido io, decide Capuzziello, è lei che ha ucciso Capuzziello. Ah, lui grazie mi ha ucciso, mi ha dato un colpo dietro la nuca. Sì. Hai capito. Ci abbiamo. E facciamolo scendere, dai. Smonta la pistola. Smonta. Non posso fare un cazzo. Sì, con cancio. Muscolo cancio. Muscolo cancio. Smonta, smonta sta pistola. E ma dico, non va il muscolo cancio. Mi sembra il minimo questo. Fai rimuovi sulla pistola. Sto ammanettato, non posso fare niente. Smanettalo. Aspetta, però non gli rubare tutto. Prego, dico, prema mani in alto. Ma che non fa? Il king delle grazie, droghe. Mi lasci. Mi lasci stare? No, ti lascio, sì, però fai rimuovi sulla pistola. Fatto. Enrico, tolga quel taser. Non possiamo permetterci un'altra strategia di sangue. Capuzziello, vieni fuori. Capuzziello, non sta dietro la macchina. Non ho fatto niente di male. Capuzziello, le tue notifiche. Non si mette dietro di me, è lei che doveva decidere, Capuzziello. Sì, ma lui... Se mi ha ucciso lui, poi non fa niente. Ah! Allora siamo a posto. E boom! Basta sentire questo. Polizia, buonasera. Buonasera. Buonasera, gente. Buonasera, gente. Buonasera. No, si stava decidendo buonasera. Dove andare a mangiare. Andiamo, chi è estratto dal bussone, signor? Non è stato niente. Sì, sì, è stato dal borsone. Visto, è stato una pistola. No, non si preoccupa. Cosa? Carlo prende no, la è stato dal borsone. Entrambi Carlo niente, prende la macchina. Ha estratto la borsone. Abbiamo macchina. Visto. Questa entrambi Carlo prende la macchina. Mi perquisca. Grazie Frank. Perché ci è arrivata una chiamata qua. Chi ha chiamato qua? Boh. Io non di sicuro. Chi è stato a chiamare la polizia? Io non di sicuro. Dite il numero, dite il numero. Certo, no, lei ha tirato qualcosa fuori dal borsone. No, lui non ha tirato. Ragazzi, volete dar supporto all'ultima chiamata, sì o no? Sì, ma dite il numero che ha chiamato, così ci rendiamo conto. Supporto all'ultima chiamata, c'è troppa gente da noi. Oh, allora, tutti fermi. Tu stai fermo, subito. Tu stai fermo, no, fermo. Capuzzetto, ne hai meno. Carlo, vieni, 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 vieni. Oh, tu, no, fermo. Fermo, fermo. A manetta tutti questi. Che pistola, a manetta. Ma non tiene niente addosso. Mai in alto contro il veicolo. Mai in alto contro il veicolo. Contro il veicolo. Si metta contro il veicolo. Chi l'ha chiamato, stavo lì. Stava prima la macchina. Ma chi l'ha chiamato? Allontano dal veicolo. Allontano dal veicolo. Io non ho fatto niente. Io non ho fatto niente, agenti. Ma chi l'ha chiamato? Ma in alto contro il veicolo. Contro non ho fatto niente io. Contro il veicolo. Ma chi ha chiamato? Collega, mettere le manette al signore. Contro il veicolo. Qualcuno ha detto qua, dammi la pistola. Controllate se hanno la pistola. E seguo la percorsione a questo. A chi l'ha chiamato? Mi devi rispondere, volendo. Il radio mi devi rispondere. La pattuglia bianca, la macchina bianca se ne può andare via. Boh, è appena arrivata e questo signore si è avvicinato. Chi ha? Questo qui ha una pistola calibro 50. Perfetto, c'è il porto d'armi? Andate signora. Via con la macchina c'è bianca. C'è il porto d'armi, c'ho la mia amica Enrico. Signore, deve stare fermo, non smettiamo niente, deve stare fermo. C'è il signore fermo. Con i pantaloni verdi. Ma che ti no, Capuzziello, lasciate stare Capuzziello. Non l'ha capito, deve stare fermo. Aspetti che non la sento.
È sua la pistola, non vuol dire nulla che c'è l'altro che pantaloni verdi. Ok, abbiamo trovato chi aveva la pistola. Signore, deve stare fermo, signore. Carlo, deve stare proprio fermo. Tu avevi questa pistola, non ci hai detto niente. Ma che persona sei? Tutto tranquillo, siamo ma lo usavo per stare fermo. Ok. Ho trovato quello con la pistola. Chi era con la pistola? Sono complici questi, perché sono dovete stare zitto, signore. Signore, deve stare zitto, signore. Io non ho passato niente. Signore, silenzio, signore. L'ho puntato se devo abbassare le corde vocali, non glielo ripeto più. Non glielo ripeto più. Prendeteli e metteteli dentro la macchina. Questo di quarto somiglia. Si deve stare fermo. Sì, ma che forza ha per prendere? Si deve stare fermo. Posso andare in macchina con Carlo? Assolutamente no. Scenda. Dove metto quest'altro fermato? Da me. E dico aiuto! Forza. Mi stanno ingiustamente incarcerando, aiuto! Ma avevo la pistola. Ci sta Carlo, non ti... Chiamiamo gli avvocati, Carlo, non ti preoccupare. Capuzziello, lei è un incoglionito! Carlo, non sono stato io a chiamare. Grazie, Cata. Ricordati queste parole. Povero Capuzziello, lasciatelo stare! Non teserate, sono dopo sono casi. Ne parlerò con i miei legali. Chiami i legali, dico, aiuto! Uno qui nella macchina. Signore, deve stare in silenzio e fermo. Signore, deve stare fermo, non capisce. Non capisce, signore, non capisce che deve stare fermo. Dire il numero di chi ha chiamato, però. Sì, il 0961, vada. Ok, dopo vediamo. 555-0961. Io 8822 io, Ah? Vai, ti apro la portiera dall'interno, vai, entra. Vai, 0961, vai. Perché siete due? Quelle però le macchine della polizia. E io vengo a piedi, sì, bravi. Dove ci portate? Arrivo. Ma cosa? Aiuto! No, c'è un altro posto. Oh, ma ci sei o ci fai, Gerossi? Se mi sto bevendo birra, capito? Sono ubriaco. Beh, i poliziotti ubriachi, mi sembra. Ha fatto puff, fermo, ha fatto puff. Vieni a piedi. Carlo! Signore, lei ha il diritto di rimanere in silenzio. Tutto quello che dirà potrà essere usato contro di lei e sarà usato in tribunale. Ha diritto un avvocato, se non se ne può permettere, gliene sarà insegnato uno di ufficio. Ha capito i suoi diritti, signore? Sì. Signore, ha capito i suoi diritti? Sì! Ma io sono Carlo con... Tenendo presente di questi diritti, è disposto a parlare con me? No, voglio il mio avvocato. Ok, perfetto, lo può già chiamare, mo che entriamo. Nel piano delle sue forze direbbe, guardi, mi scusi, le cambio il colore, cioè, semplicemente, no? Esatto. Che un cielo! Venga qui. Carlo! Allora. Carlo! Signore! Carlo! Ma che è? C'è la di contenimento, che è? Vada contro il muro, gentilmente. Aiutatemi! Non sono pazzo! Aiuto! Ha un documento con lei, signore? Così? No, non ho documenti, non ho niente! Questo è abuso di potere, dov'è il mio avvocato? Il mio cellulare! Dov'è il mio avvocato? Aiuto! È abuso di potere! Qualcuno mi senta! Ok, lei vedo che non ha documenti con lei. Le faremo l'identificazione tra poco, un attimo. Enrico! Enrico, aiuto! Toc toc, l'hanno perquisita? Sì, se ne vada, non mi tocchi, mi hanno già perquisito. Ah, non credo. No, la prego. Faccia contro muri. La prego. Dai, non succede niente. Vediamo un borsono, cazzo. Ok, tutto bene. Me la pagherei.
pagherete, me la pagherete molto cara. Non sapete contro chi state andando. Ma finisci di urlare, gentilmente? Sì, mi scusi, mi scusi. Capuzziello! Aiuto! Enrico, mi senti? Sì, ti sento! Ma di chi è il numero? L'avrà passata lui. Non so di chi è il numero! Uno con la giacchetta nera è passato. Ascolti, prima con aspetta una un attimo. Ma chiama Esentasse, il nostro avvocato! Lo conosco! Vediamo, Carlo, dove sei? In una cella sono! No, lo sento, Carlo! Lo sento anch'io, Carlo! Chiami Esentasse, il nostro avvocato Esentasse! Il king delle droghe! Capuzziello! Grazie, Master 99! Capuzziello! Qua, qua, venga qua! Venga qua! Oh, venga qua! È ora dell'interrogatorio. Io? Ma perché se lo sta portando? Carlo! Qua, Carlo! Qua, chiami Esentasse! Qua, venga qua. Perfetto. Gentilmente, può abbassare il tono della voce? Ok, smanettiamo. Non mi sembra a caso di basta, per favore, smanettarmi! Allora, ti faccio poche domande, non preoccuparti. Oh, porta tu un attimo la macchinetta per vedere chi è dell'identificazione, eh? Ce l'ho addosso. Come ce l'hai addosso? Che è? Cos'è? Lo 50 devo kill? Là? Che è? 50 kill ti porti addosso. Vai a prendere la, la scrivania. Ok, signore, il suo nome è? Sì, ma non so. Non parlo senza il mio avvocato. I miei diritti, prima di tutto. Ok, allora, lei si chiama Non parlo senza il mio avvocato. Perfetto. Dovremmo fare l'identificazione. No, ok, perfetto. Allora... Bella Omi, ti seguo da quando ero anch'io in carcere. Fammi fare delle domande prima. Allora, signor, addosso lei abbiamo trovato una pistola calibro 50. Dove l'ha presa? Non parlo. Non parlo, mi rifiuto, mi rifiuto. Parliamo un avvocato. Lasciatemi, i miei diritti, i miei diritti. Vabbè, lasciamolo qua, chiudiamolo. Visto che non mi fai fare l'identificazione, vieni qui. C'è? Allora. Il king delle l'avvocato. Me l'hanno sequestrato, me l'hanno sequestrato. Ok, vada contro il muro per piacere. Grazie, Penucci. Faccio una perquisizione e poi gli do il cellulare. Basta toccarmi, 8000 perquisizioni, non ce la faccio più. Signora, lo vuole il cellulare? Sì, sì, scusi. Ok, io la sto dando in mano. Andiamo via, esce, staccato, usciamo. Usciamo, usciamo. Sono le cose che ho preso al signore. Non so come si chiama, quindi vedi la tua. Dove li ha presi? Dai, da chi si gioca i soggettivi? A quello che non mi ha fatto. Sto contattando! Ok, ho capito. Le ho portato la macchinetta, metteli da qui, gentilmente. Può mettere il dito qui, gentilmente. Signore. Con che muscolo, per favore? Muscolo B. B. Ciao, Omi, che ne B. Dici di far felice la chat e bannare Barto Panzer, per favore, facci sto okay. Favore, K. Grazie mille. Posto. Ricordatevelo. Oh. Pronto? No, io quello l'ho tolto, mi sa che tu gli hai dato il cellulare. Io l'ho tolto. Chiamare, no, ma tu sei pazzo. Deve chiudere la chiamata, dipende da darmi il cellulare. Vai, ma stavo chiamando il mio avvocato. Lo chiamiamo noi, sia tranquillo, basta che ci dice il nome, lo convochiamo qua in centrale. Si chiama, aspetti un secondo. Ok, intanto poi, dopo che ha trovato il nome, mi dà il cellulare. Joe Esentasse, Joe trattino basso Esentasse, non so il nome da battesimo. Ok, mi può gentilmente ora dare il cellulare? Me lo spieghi dove ci fa che la faccio io. Ok, grazie mille. Io ho tutte le cose. Il king delle droghe.
Entra di là. Grazie a Rebellion. Madonna, esca subito dalla stanza. Avvocato, avvocato. Esca subito dalla stanza. Con l'avvocato. Le do 5 secondi oppure è successo un casino con Carlo. 4 3 Ok. 2 Grazie, avvocato. Signore, esca. Basta sfottermi, non riesco a smettere di piangere. Ciao. Esca subito dalla stanza. Ciao Marto. Venga, dai, venga. Gentilmente, mi dico. Grazie per l'euro. Anche se in carcere riesce a trovare i modi per... Capuzziello! Capuzziello! Oh no, ma è lui! Non vi senti. Carlo! Enrico! Aspetti, non esca. Ma state abusando, questi taser! Per favore, basta! Carlo! Ho detto che sono il tuo avvocato, ma non mi credono! Enrico, aspetti! Io sono Enrico. Ma non è vero! Ma io sono l'aiuto avvocato, conosco benissimo... È il mio secondo avvocato, se non arriva il primo c'è lui! Senta Carlo, lo sento da qui urlare nella stanza. Cosa gli state facendo a quel povero uomo? Ha un'età! Ha un'età può, per non dire. Può sentire da quella stanza, ok? Sta urlando. No, non lo può sentire. Mi faccio un casino. Mi sto ribellando. Voglio il mio avvocato. No, è un limite questo. Ah, dove sta scritto? Dove sta scritto? Lo so che mi state guardando da quel finto vetro. Signore, mi ridia il telefono gentilmente, stiamo chiamando l'avvocato noi. Ma gliel'ho dato, l'ho dato al suo collega, non ho un telefono. Signore, io l'ho dato io il telefono, mannaggia signore. Gliel'ho ridato! Me l'ha dato a me. Ok, senti. Andiamo di là. Ma non lo dobbiamo convocare noi, l'avvocato. Capuzziello! Allora, Carlo, tu hai la GoPro, chiudo io, quindi c'hai le prove video. Le cazzo di prove video, questi muri non si può sentire da 10 celle accanto a questa, capite? Questa voce del cazzo che ha quello lì. Sto cazzo. Ma lei è un agente, ma cosa è cazzo ogni pieso spinto? Pure quello, mamma mia, non ce la faccio. Dai. Vado su. Ma la cazzo di porta, chiudetela. Ma questa volgarità, vi vedo! Avete le GoPro! Hanno le GoPro! Eccola! Vi vedo! Datemi il mio avvocato! Chi? Carlo! A chi devo portare tu? Enrico! Carlo, anche tu sei in uno stanzino dei vetri oscurati? No, io sono in una gabbia. Vedo quello che succede. Deve venire esentasse il mio avvocato. Se non c'è esentasse, è lei il signor avvocato. E beh, gliel'ho detto, ma dicono che siamo complici, che ci siamo passati le armi, ma a parte le venere, non ci siamo passati niente. Ma non ci siamo passati niente, nessuno aveva armi. Avevamo armi per andare a caccia. È abuso, aiuto! E dico un parolacce. Aiuto! Non posso fare il finto Carlo! Morto. Non posso farlo, non voglio posso avere uno 10 mesi, Carlo! Ho bisogno di andare all'ospedale, aiuto! Fatemi uscire. Io faccio un casino qua. Aiuto! Carlo! Sta morendo, aiuto! Agenti! L'uomo nella cella sta male! L'uomo nella cella, lo sento tossire da qui! Sarà il goliardico virus! Agenti! Irresponsabili! Lo Stato! Agenti, ci state lasciando morire!
Lo Stato dov'è? Ci state lasciando morire! Sono pazzo! Questo è Guantanamo! Sono pazzo! Aiuto, accetti! Aiuto, sono pazzo! Sono diventato pazzo! Su Netflix, aiuto, su di noi! Bastardi! Esentasse! Aiuto! Ah, mi stanno picchiando! Io ho chiesto un avvocato, non mi è stato dato, aiuto! Il king delle droghe! Grazie, Memu! Sono qui da giorni! Aiuto! Io sto sentendo un avvocato! Ma andate a vedere il signor Carlo, sta male! L'ho sentito urlare! Di urlare, per favore, abbassi devo la voce! Devo prima ho deciso... terrò io la mia difesa, e quindi prima che voi mi arrestate dovrò leggere il codice penale cittadino. Quindi... Sì, sono... Posso fare ciò, non so se lei sa la legge americana, ma posso fare ciò. Posso tenere io la mia difesa. Perfetto. No, forse non ha capito, lei non... Ho capito, le facciamo così, io. Devo prima leggere il mio... No, ma qua mi arrivano dei tweet da parte di alcune troie! Avvocato! Avvocato, venga qua! Ho tante persone che conoscono armi! Tanto narcotrafficanti! Dai, Capuzzello, parlagli! Sì, conosco narcotrafficanti, vendono tante armi! Fai i nomi! Sì, facci i nomi, tranquillo! Per favore, parla! Vendono tante pistole, AK-47, tante cose! Allora... Li conosco io! Salve! Aspetta, chi ce l'aveva la pistola, collega? Lui. Collega? Ok, lui la fai totale, agli altri li fai la mezza. Polizia, la prego! Ma io ho bisogno del mio avvocato! Per queste cose abbiamo chiesto l'avvocato non può intervenire, perché è stato colto in flagrante. Ma io non avevo la pistola! Buono, gliel'ho presa io. Ma colto in flagrante di cosa? I miei diritti! Signori, se ha problemi, torni. Io l'ho letto i diritti, okay. I diritti. Deve stare 8 mesi in cella. Ma il mio amico okay. Carlo che è in quella stanza là, no. Li facciamo scontare qui. Andiamo dagli altri e facciamo uscire tutto. Ma io non avevo nessun arma! Un taser! Aveva ecco. Anche un taser il signore. Solo un taser! Con le multe, poi rilasciatele. È aperta! Che vendono armi! Ha finito di urlare, sta urlando da oggi come... Ma io voglio parlare del mio avvocato! Il mio avvocato! Non è possibile senza un processo! Mi hanno incastrato! Mi hanno incastrato! Dico, cioè, l'ha già fatta la multa a questo? Sì. Ok, allora toglietelo qua dentro. Venga. Grazie MC Scureggia. Il king delle droghe. Grazie Large. Enrico, mi hanno incastrato, Enrico! Sono riuscito a farti uscire dalla cella parlando col comandante. Mi dispiace, la legge non la fa lei, ma il governo. Invece no, le dico che quelli sono casi particolari, il suo non è affatto particolare. Non ha diritto. Come, io richiedo un avvocato, quindi posso richiedere un processo. Anch'io richiedo un avvocato. Sì, funziona così. Bene, io signor Dong Chao Li. Perfetto, signor Dong Chao Li. La ringrazio. D'accordo. Vado a sedere al mio. Dico di scrivere al band e poi verrà chiamato in seguito. Vabbè, un attimo che la faccio. Grazie. Lo scrivo adesso. Certamente. Comandante, chiedo scusa, può parlare con la signorina? Era l'altro, mi sembra, non lui. Vabbè, ho parlato con lui, mi sembra il comandante, però era ieri, non era lei. Salvo. Salve. Come va? Salve, tutto bene, grazie. Ho fatto cella, dai. Salve. Grazie per la modifica, bello. Vai via. Per cavolo. Ma è lei che mi ha chiamato? Grazie Luca. Sono il signore Zentasse. Esentasse, non so cosa sia successo, mi hanno liberato, non so se per una non formalità. Aiuto! Una non formalità, ci stanno inseguendo?
Ho bisogno di saperlo. No, non ci stanno inseguendo. Bene, sono il signore Zentas. Ma non hanno fatto andare giù. Mi hanno bloccato. Hanno detto che i maghi non possono scendere in cella. Io sento però delle sirene. Scappiamo allora. Mi hanno rapito tutto. C'è Enrico. Dove? Il capuziello in cella. Mi serve un avvocato. Vado all'ospedale. Lei non è avvocato. Devo andare a chiedere di un avvocato in ospedale, sta dicendo? D'accordo. No, dobbiamo andare in ospedale per vedere se c'è un avvocato. Oh! Non si prova. Buonasera a tutti. Signore Zentas, salve, sì, lo so. Vorrei chiedere se esistono avvocati qui. Esistono sì. Avvocati? Sì, un attimo, mi scusi, mi stanno chiamando. La stanno chiamando? Ma che cazzo? Le Wii. Molto ilare. No, è mia moglie. Allora, mi scusi, stava dicendo? Ci sono priorità, signor medico. Sì, mi scusi, mia moglie rompe coglioni. Lei conosce avvocati? Ma gli altri allora, avvocati in città, a parte lei, che è un mago, io non no. Io sono un avvocato, sono un mago, smettetela con queste menzogne. A me sembra un avvocato. Ha provato sulle pagine gialle? Ha provato, esatto. Scusate. Se no qui in città non mi viene in mente tentiamo. Nessuno. Dove, scusatemi? Sulle pagine gialle. Non ho un telefono, mi hanno sequestrato il telefono, ma non so perché mi hanno lasciato uscire. Ma le servono cure, qualcosa, a lei, signore? No, mi serve niente. Ok. Cibo ne avete? Vi serve qualcosa? Sì, ho tutto. Grazie. Perfetto. Ti sto cercando da 3 ore. Io sto cercando un avvocato. Sono io il tuo avvocato. Ma non mi serve a me. Allora, signor medico. Mi dica. È stato... ricovelato il signor Antonio Liganelli? E chi cavolo è? Mi scusi. Che cazzo ne so, io mio amico. Non penso. Peccato, veramente. Non saprei. Arrivederci. Salga. In centrale. Questa storia mi puzza. Mi puzza? Puzza. No, ma... dobbiamo tornare... Faccio un attimo un giro davanti al commissariato veloce. È lì che sto andando. Ma io non so chi sia che mi abbia portato in carcere, tolto tutto e liberato. Liberato? No, liberato nel senso... È stato liberato? No, liberato molto nel senso... Molto bene, liberato. Ci prenderemo Enrico! Cura. Fammi scappare! Scenda. Salga. Non lei. Ma... bene. Andiamo, via. Ma cos'è successo, Enrico? Hanno sparato a Capuziello. Come hanno sparato a Capuziello? Cucchiziello. Come hanno sparato a Capuziello? Chi è stato? Ho visto Capuziello in una pozza di sangue. Ma chi è stato? Io ho allibrato, ho dovuto allibrare. Ho allibrato una gente. Lei l'hanno fatto uscire per far sparare a Capuziello? Io ho visto solo Capuziello con del piombo in testa. In una pozza di sangue. Ma cos'è che ha detto prima di morire? C'è stato qualche Ma non lo so, uno dei suoi versi. Capisco solo così. Oh! Signore Zentasse. Grazie, signore Zentasse. Dov'è Capuziello? È morto. È morto sul pavimento poliziesco, sulla moquette tutta che poi non viene neanche più pulita. Non ci credo. Comunque. Io ho allibrato un agente l'ho allibrato e mi sono pure tenuto il taser. Cosa vuol dire allibrato? Gli ho sganciato un 25.000, mi ha fatto uscire. Ma veramente? Lei ha tutti questi soldi, mi scusi. Che lavoro fa? Ma è per questo che mi hanno lasciato uscire. No, lei non so che tipo di modalità hanno avuto. Enrico, allora dobbiamo prendere... Ci tengo a precisare che io sono una persona per bene e non è da me fare certe cose. Vuole anche lei un 25.000? Certo. Volentieri, mi dica pure il numero di... Perché legare i nostri soldi della banda? Regalare? No, il signore Zentasse ha offerto un servizio. Quale servizio? Non ho il telefono. Possiamo andare dal telegrafo, andiamo.
Ah, il servizio tassi? Ma più che altro ho allibrato. Tu non hai dovuto neanche allibrare? Io non so cosa sia successo, devo dire la verità. Non lo so. Io ti ho solo sentito urlare. Ma io stavo. È entrato uno spiegando i diritti, le cose, non capivo. Credo di essere evaso. Lei è evaso, Carlo, si deve cambiare subito aspetto. Ma perché mi aveva detto segui e poi io ho fatto finta e sono uscito dal carcere. Signori, ora sono coinvolto anch'io. Oh, allora andiamo tutti a cambiarci gli aspetti. Ok, andiamo a cambiarci. Aspetta, compriamo prima i telefoni.